Benvenuti, questa sera parliamo di un romanzo avvincente di Ascol Nevo, Tre piani. A me personalmente è piaciuto molto, mi ha fatto riflettere su tanti aspetti, mi sono identificata, insomma, mi ha suscitato moltissime sensazioni diverse, però voglio sentire prima che cosa avete da dire voi su questo romanzo. E vedo che Ornella ha già, strano, ha già alzato la mano perché forse vuole No, rompere il ghiaccio. no, no, sai cosa? Avevo Prego. alzato la mano perché volevo parlare prima quando vi avevamo fatto i ringraziamenti, ma questa volta non riesco a rompere il ghiaccio. Va bene, Sono allora. molto interessata al film di Moretti, ti dirò. Ah sì, che uscirà a settembre Ecco, perché appunto. però preferisco sentire a questo momento. Il Tiro, la film. mano non c'è più, no? La le devo No, levarla. ok, a posto. Sì, infatti, a proposito di questo, c'è Nanni Moretti uscirà col film di questo romanzo Tre piani e mi sembra che sia stato in concorso anche a Cannes, mi sembra di ricordare. Quindi poi vabbè, lo vedremo anche, avremo l'opportunità di vedere anche il film. Quindi do la parola a Fiorenza che ha alzato la mano e ti chiedo di riattivare l'audio, prego Fiorenza. Allora, avevo in mente di lasciarvi parlare voi prima e poi parlare io, ma questo perché? Perché io questo libro l'avevo già letto e discusso col gruppo di letture di San Felice, per cui ho detto, vabbè, voglio sentire gli altri, anche perché si sa, perché lo dice il libro stesso, che questo libro è stato fatto con uno scopo, ossia studiare, diciamo, rappresentare quello che è l'esse, l'io e il superio, e lo individua con questi tre piani, no? E nella fase di dibattito col gruppo di letture di San Felice avevamo chiaramente sviscerato questo discorso, che è molto interessante. Però nel leggere il libro la prima volta, praticamente mi ero focalizzato molto su questo concetto. E quindi mi sono passate un po' sotto osservazione tante altre cose. E vi dico una delle cose che soprattutto mi ha colpito. Israele. Io mi sono sempre immaginata che Israele fosse un paese estremamente moderno, estremamente avanzato, senza problemi, con tanta ideologia, con tanta, che fosse al di sopra, in poche parole. E invece mi vedo, soprattutto nel terzo piano, affrontare problemi che sono quasi, no, i problemi di noi, no? Delle nostre problematiche, con problemi di disuguaglianza sociale, con problemi, loro a maggior ragione, di mancanza di case. E un altro aspetto che mi ha colpito del terzo piano è la problematica genitori-figli, che spesso si risente, almeno io non ho figli. Però ho sempre sentito questo problema, sia nella famiglia da cui derivo, che eravamo in quattro, per cui si risente certi aspetti, che i figli in ogni caso avranno da giudicare e dire qualcosa che i genitori fanno sempre di sbagliato. E questo è una cosa che mi dice. È triste se ci pensiamo bene, no? Anche se certamente è dovuta a qualcosa, dovuta certamente a questo padre estremamente, primo che non ha mai amato questo figlio e comunque era molto dittatoriale, era molto maschilista anche, infatti schiacciava, diciamo che schiacciava la moglie, che quasi finalmente raggiunge se stessa dopo la morte del marito, in poche parole. Io le ho visto una rinascita di questa donna.
E altri aspetti che noto, ho notato, mi è venuto da sentire di più, è nel primo piano che c'è questo padre ossessivo, possessivo nei confronti della figlia, che quasi è lui stesso, diciamo, un uomo, ossia quello che lui vede nel vecchio, invece lo è quasi lui, che è morboso, è depravato fondamentalmente. Cosa che invece lui crede che lo sia, il povero vecchio, che invece, poverino, voleva avere un rapporto carino nei confronti della figlia, pur potendoci si giustificare che uno possa avere delle paure, però non è giustificato il comportamento che ha. Nel secondo piano è buffissima questa rappresentazione di questa donna che addirittura pensa di non aver avuto un rapporto, ossia che crede di aver avuto un rapporto, nello stesso tempo a un certo punto si convince di averlo soltanto immaginato e ne cerca costantemente segni di realtà, fino a che vediamo nel terzo capitolo, nel terzo piano, che quasi finalmente ha scoperto che invece era stata la realtà e quasi lo vede con gioia di aver visto questa cosa nella realtà. Basta. Grazie Fiorenza. Intanto mi piace che hai fatto un'introduzione generale e poi toccato tutti e tre gli episodi. E vediamo se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa a quello che hai detto o vuole dire qualcosa di diverso. Allora, io dico una cosa intanto, che a me è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo questo romanzo, l'ho letto due volte, la seconda volta, come sempre, mi è servita a comprendere meglio alcune sfumature, perché questo autore ha una capacità di sondare l'animo umano che è fuori dal comune. Io in molte occasioni mi sono identificato, oppure ho colto proprio degli aspetti dell'umanità che lui riesce proprio a descrivere. E poi è vero che i tre piani suddividono, diciamo, i livelli dell'anima, eccetera, però c'è anche molta commistione tra i vari piani, perché come diceva Fiorenza, a proposito del secondo episodio, quando Ani appunto disperatamente è alla ricerca di capire se ha immaginato qualcosa o se è successo, alla fine la risoluzione del suo dubbio avviene nel piano successivo, cioè quando si affronta l'argomento del piano successivo, così come il finale del primo piano lo origlia fuori dalla porta la signora del terzo piano e non osa entrare perché sente il marito che supplica e la moglie fredda che non gli lascia spazio, non gli dà. Quindi noi, mentre nel primo episodio lui si confida con questo amico scrittore, a me è piaciuto molto quando dice: tu che sei scrittore, ti prego, il finale bello, mettilo tu. Poi nel terzo piano veniamo a sapere che proprio, insomma, sono storie aperte, un finale vero non c'è, però capiamo su dove si orientano poi queste storie così intime, perché sono quasi delle confessioni, no? E quindi questa è proprio anche una particolarità narrativa che ha utilizzato Nevo, che a me è piaciuta, mi ha colpito molto, insieme anche a molte altre cose. Liliana, tu vuoi dire qualcosa? O... Ok, Sì. prego. Allora, sono appunti disordinati, va bene, Va procedo lo stesso. benissimo! No, voglio dire che è come se l'autore avesse puntato una lente su due spazi che sono rassicuranti nella nostra vita, la casa come spazio fisico e la famiglia come luogo dove ci sono gli affetti. In effetti, questi due luoghi sono anche luoghi, a volte,
carichi di tensioni, perché le relazioni che ci sono all'interno fanno parte della nostra natura umana e la famiglia felice tipo Mulino Bianco è una fantasia. E quindi lui analizza e ci porta a conoscenza di questi sentimenti. A me sono piaciuti tutti e tre gli episodi, perché in tutti e tre c'è il riferimento ai limiti biologici che noi possiamo avere, ai limiti affettivi, ai segreti che abbiamo nella nostra vita, che rapporti abbiamo con i segreti, alle gabbie che ci sono, che ci danno gli altri, che ci costruiamo noi. E quindi è tutto un percorso che questi personaggi fanno per arrivare a trovare una soluzione alle loro esistenze. Inoltre viene molto messo in crisi, a mio parere, l'aspetto dello psicologo. E difatti nel secondo episodio, che è quello sul quale io mi sono soffermata perché insomma, a me ha commosso molto il secondo episodio, l'amicizia tra Neta e Ani. Incomincia che Ani vuole andare dalla sua psicologa perché è in crisi, la psicologa non c'è perché è morta. Quindi lei si trova di fronte a un suo limite. E come lo supera questo suo limite? Facendo molto riferimento alla scrittura. Perché lei ha questa amica Ani, che l'ha aiutata precedentemente e in cui lei ricorda questa frase che gli aveva detto: le cose non passano davvero finché non le racconti. È una frase importante perché poi è presente in tutti e tre gli episodi. Il primo racconta all'amico, lei scrive all'amica, l'altra parla alla segreteria telefonica. Quindi raccontare, avere un altro interlocutore davanti è molto importante per fare ordine nelle nostre idee. Ma soprattutto a me ha commosso quando, perché Ani è una persona che ha i suoi problemi, ma cerca sempre di uscire dai suoi problemi quando, per esempio, dice mio marito adesso direbbe così, così e così, e lo fa due volte. Cioè, lei conosce le persone, conosce anche la sua amica, sa mettersi nei panni dell'altro, che non è una cosa facile, perché questi personaggi, soprattutto nel primo episodio, restano fermi nella loro posizione, sono loro e ci sono gli altri, mentre Ani fa questo passo in più, si mette nei panni degli altri e cerca di capire. C'è un punto molto bello quando lei è ancora nel kibbutz e è in crisi perché e chiama la sua amica, e la sua amica arriva dopo 3 ore, fa un viaggio e finalmente arriva, e lei dice: il solo fatto di camminarti accanto, di camminare a una persona come te, mi calma. Io penso che l'amicizia sia quel dono veramente, che quando tu lo trovi, e mi sono detta, chissà se qualcuno, io ho camminato in fianco a persone che mi hanno calmato e mi sono chiesta, speriamo di aver calmato persone che hanno camminato vicino a me. E poi Ani è molto attenta al contatto fisico. Lei dice: io ho insegnato ai miei figli ad abbracciare. Difatti lei poi abbraccerà la signora del terzo piano, che da quell'abbraccio coglierà dentro di sé il bisogno di essere abbracciata, il bisogno di avere un contatto. E lei dice alla sua amica: tu mi hai messo una mano sulla spalla, una mano poco sicura, timorosa, esitante, ma proprio quell'esitazione mi ha sciolto e ho cominciato a piangere. Lei si rende conto di tutti i sentimenti che aveva dentro di sé. E poi dice quella frase che per me è stata veramente importante, quando dice alla sua amica: ho pensato che potresti raccontarmi di me. Lei non sa chi è, ha dei dubbi, e la sua amica l'aiuta e gli racconta e gli dice come una fiaba: c'era una volta una bambina di nome Ani. E io trovo che sono dei passaggi che solamente uno scrittore attento
a quello che c'è intorno può percepire, perché sono dei passi molto belli. Quindi io di questo libro, al di là di tutte le cose, anche della felice riuscita del terzo episodio, mi ricorderò questi passaggi tra le due amiche. Grazie Liliana, sì, è vero, è molto commovente quella parte in cui l'amica la racconta Ani e l'aiuta a ritrovarsi in un momento in cui era persa. Perché quante volte le persone che ti conoscono da sempre e se sei in un momento, no, critico della tua vita ti rifanno da specchio, no? Questa cosa è proprio la forza dell'amicizia. E come dici tu, saperlo narrare con questa grazia, anche perché lui proprio racconta esattamente il balsamo benefico, no? Di questi racconti, di addirittura quando erano bambine facevano il processo di Re Davide se aveva ragione o aveva torto. È proprio un modo per farti ritrovare, ridarti le tue radici da dove arrivi, e questa cosa sì, anche a me ha colpito molto. Grazie Liliana. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Aspetta, aspetta. Allora, dovete attivare l'audio se volete parlare. Enrico, tu vuoi parlare? Aspetta, Liliana sta dicendo qualcosa, poi do la parola a Enrico. No, ok. Enrico, prego. No, non ti sentiamo, Enrico. Ecco Eccolo. qua, pronti? Ciao, 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 adesso bene. Ecco, ho incominciato a leggerlo un po', con poco interesse, stancamente. Poi il secondo piano, sotto forma epistolare, non mi è piaciuto molto. Mi sono riconciliato con il terzo, perché con il terzo ho trovato delle situazioni vissute lì a Israele che calzano anche con quello che accade in Italia. Per esempio, naturalmente non mi soffermo sui sentimenti, ma sulle cose pratiche, sociali. Mi sono segnato cosa va a dire la protagonista ai dimostranti. A pagina 176 gli dice: "Credete che accoglieranno le vostre richieste solo perché siete nel giusto?" E poi suggerisce quello che deve fare e con la sua esperienza otterrà anche dei risultati. E quindi questa parte più sociale che mi ha fatto anche immergere nella realtà israeliana è quella che mi ha interessato di più. Bene, grazie. E tra l'altro c'è anche l'aspetto nel terzo episodio in cui la figlia, insomma, la figlia del protagonista Sì, certo. coltiva il deserto, no? Perché in Sì, Israele sì. Sì, ma c'è c'è questa addirittura tecnologia e c'è questa. E quindi sono l'invito a veramente. svegliarsi, a pagina 182, è una mezza paginetta veramente esemplare. 182, Sì. vuoi leggerla? No, se la trovi, leggila tu, Allora, ma 182. quale parte? La terza. Non ho detto Sempre. niente, ma qual è il punto però? Perché Sì. tutta la pagina. No, aspetta che 182 è il brano che è in mezzo alla pagina. Ah, ho capito. Ecco cosa Quindi volevo è fare. abbastanza lungo, è la parte proprio che si trova a metà della pagina. Sì, ho E capito. Vabbè, dai, volevo. la leggiamo un momento perché, vabbè, non è lunghissima, no? No, è un invito a svegliarsi, a uscire fuori È vero. dal tran-tran quotidiano, a darsi da fare. Io l'ho trovato molto positivo. Adesso chi lo vuole leggere, se lo legge tranquillamente, Certo. ma io l'ho trovato, termina così.
Non lontano da qui sta succedendo qualcosa di veramente importante e voi dormite. Certo. E quindi è una bella frustata, insomma. A me è piaciuta molto. Bello Enrico, questo sì, è molto, è un bravo. Vabbè, lo leggo un momento perché tanto sono poche righe. Risvegliatevi dalle vostre partite di poker e dall'eccesso di preoccupazione per i vostri figli e per i vostri patetici tradimenti, generati dal vuoto e non dalla passione. Svegliatevi dalle vostre poltrone troppo comode, davanti al televisore e dai vostri consulenti finanziari che consigliano di accendere un mutuo per comprare un altro appartamento in un condominio identico a questo, in una periferia identica a questa. Svegliatevi dalla mancanza di fede, dalla mancanza di partecipazione, dalla mancanza di interesse. Risvegliatevi dall'eccesso di vacanze, dall'eccesso di automobili, dall'eccesso di oggetti elettronici e dall'eccesso di corsi per i figli. Non lontano da qui sta succedendo qualcosa di veramente importante e voi dormite. Ecco. Sì, è proprio un ammonimento a prendere in mano le proprie. Certo. Ok. Grazie Enrico, grazie per questo contributo. Ornella, tu volevi dire qualcosa? Ma guarda, come al solito non volevo dire niente, però quando sento gli altri, cioè in ogni piano, in ogni situazione c'è sempre un punto interrogativo e qualcosa di non risolto e non è chiaro, è già stato detto comunque. Ad esempio, nel primo non si sa bene cosa è successo col vecchietto e la bambina. E effettivamente non si sa. Nel secondo, ad esempio, non abbiamo parlato che la mamma della ragazza era in ospedale, era stata ricoverata, no? Era inclusa proprio in un ospedale psichiatrico. Esatto, quindi questa cosa senz'altro aveva influito su tutta la situazione di questa ragazza. E anche con il cognato non si sa bene cosa è successo, anche lì punto interrogativo. Certo, è vero. Ecco, nel terzo, l'altro punto interrogativo, a parte che c'è questa situazione con quest'uomo che l'avvocatessa si ritrova, però io mi sono chiesta come, vabbè, è un romanzo, come ha fatto lui, sembra quasi una cosa, tutto una cosa, un puzzle, no? Nel senso che lei si è trovata alla dimostrazione e lui in qualche modo ha fatto in modo di cercarla questa donna, come l'ha trovata? Non lo so. Ricordiamoci che lui faceva parte del Mossad, che sono i servizi segreti. Ah, quindi senz'altro avrà chiesto. Non lo so, però. Senz'altro, però mi chiedevo come ha fatto, sì, magari tramite i ragazzi, però è tutto un punto interrogativo su tutti e tre. È vero, quasi a dire che la verità non è così certa, luminosa, sempre chiara, anche gli episodi che capitano nella vita non è che sono sempre tutti sulla stessa linea delineata, ben... Cioè, molto spesso capitano delle ambiguità, no? Per cui non si sa se questa cosa sia successo o meno. Sì, anche già la situazione del figlio che non li ha più voluti vedere, che si è messo con quest'altra ragazza, tutti con dei problemi, però vabbè, insomma, il terzo mi ha colpito. Ah, sì. Bene. Vabbè. Grazie, Ornella, grazie. No, grazie perché hai aggiunto qualcosa di interessante. Qualcun altro vuole parlare? Luisa, ti devi riattivare l'audio. Ok, eccola. Ciao Luisa. Ciao a tutti. Allora, questo libro mi è piaciuto molto. Apprezzo anche i commenti che sono stati fatti, che mi sono sembrati finora quasi tutti positivi, a parte Enrico che è il nostro critico. No, ma bene, mi sembra che comunque alla fine anche per Enrico sia stato complessivamente positivo. Allora, lo stile, io non avevo mai letto niente di questo autore e lo stile che usa mi ha subito trascinato e penso che mi interessa leggere anche altri suoi libri perché è di lettura apparentemente molto facile.
Però se si vuole fare, come ha fatto Emanuela, una lettura un po' più approfondita, leggerlo due volte secondo me fa emergere ancora di più certe sfumature. Sono anche abbastanza curiosa di vedere come Nanni Moretti avrà fatto la trasposizione in film di questa storia, anzi di queste storie, per vedere, ma di solito vince il libro, però insomma è anche bello vedere dei punti di vista diversi e dei modi diversi di interpretare con arti di tipo diverso. A proposito ancora dello scrittore, mi ha colpito abbastanza il fatto che lui parla sempre, diciamo, in prima persona e quindi questi personaggi sono diversi tra di loro, sia come sesso, come età, come pensiero, e tutte le volte riesce invece a far sembrare che sia proprio lo scrittore che ti racconta, cioè si immedesima tantissimo in questo personaggio. Questa cosa mi piace molto, perché ogni volta che ricominci una storia entri subito e ti sembra subito naturale quel personaggio. In modo particolare mi è piaciuta la terza, però tutte e tre erano di grande altezza, di grande spessore. Grazie Luisa. Prego. Grazie. E Fiorenza ha la mano alzata, quindi ti do subito la parola. È una riflessione che mi ha fatto fare Ornella a proposito della come faceva a sapere, ma lui non lo sapeva, è stato casuale, perché lei è stata portata a far la doccia dal signore, da questo quello che sarà poi il suo futuro compagno e che è il suocero di suo figlio. Ma nella vita tantissime volte ci si sorprende su certe circostanze incredibili. Se io nella mia vita ve ne dico solo una, mi è capitato di rincontrare in pieno centro Cina, in un paese sperduto, una persona che avevo conosciuto a Hong Kong e che è stata molto basilare per la mia scoperta di come viaggiare, e mai più l'avrei potuto pensare di trovare questa persona in questo paese sperduto. Per cui le casualità ci sono nella vita, e tante persone vi possono raccontare queste casualità che uno dice: ma com'è possibile, no? E questo è stato un caso proprio, per cui, per quanto lui fosse uno dei servizi segreti, ma non poteva saperlo, non poteva pensare che lei sarebbe andata e sarebbe stata male, e troppo concomitante. Sono state concomitanze che hanno portato alla casualità. Certo. Non so. Grazie Fiorenza. Sì, ma sì, un altro aspetto che prima non vi avevo detto, che in tutte queste cose, in tutti e tre i racconti, io ho sentito la solitudine. Allora, la necessità di parlare a un terzo dei propri problemi, in questo caso scrivendo o registrando. Perché? Perché è difficile poter parlare. E allora, questa è una mia interpretazione, la necessità di andare da uno psicologo è quasi la necessità di andare dal prete a parlare e di dire i propri problemi, no? E l'ho visto un poco in questi termini, come posso. Grazie Fiorenza. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Se posso, Emanuela. Certo. Allora, in realtà, secondo me è stato detto un po' tutto, no? Nel senso che condivido, tanto mi è piaciuto tantissimo. Mi piace tanto la scrittura proprio, perché è una scrittura semplice, immediata, ma anche un po' quasi da definire onirica, no? Nel senso che a volte si confonde quello che può essere il sogno dalla realtà quasi, no? Non si capisce se nel secondo episodio effettivamente lei abbia avuto un rapporto, un amplesso proprio con quest'uomo oppure no,
oppure se lo sia immaginato in un certo senso, no? Per, dietro a, alle indicazioni che dava lui, insomma, il fatto che l'avesse vista in vacanza, no? Un po' seminuda, e quindi da lì era partita una fantasia, però io non ho ben capito se fosse accaduto oppure no nel racconto, no? E, oppure anche il fatto che nel primo piano, insomma, l'ES, che poi io in realtà ho capito che si trattava di ES, di superio io, soltanto alla fine, quando ha detto Freud, perché fino ad allora non aveva menzionato, non avendolo letto prima nulla in proposito, è stata veramente una scoperta. Allora sono ritornata sui racconti e ho provato a cercare l'ES, i superio che si individuano facilmente, no? Lessa nelle passioni viscerali di questo padre spaventato, che poi diventa a sua volta, però, è come diceva prima la forse Liliana, morboso, no? Nel rapporto con una minorenne alla fine. Perché? Perché in realtà questa sua morbosità è finalizzata a scoprire la verità ancora una volta. Questa ragazza aveva detto che aveva a disposizione una password attraverso cui avrebbe potuto. Comunque prevale l'impulso alla fine, nel caso la passione, e invece il superio. Quello che il racconto che mi ha più spiazzato è stato proprio l'ultimo. Perché l'ultimo? Perché mi ha spaventato quasi, no? È la natura umana un po' rigida, quella del superio, quella in cui noi siamo un pochino costipati, no? Per necessità, per una insomma, tendiamo a giudicare, a giudicare, siamo giudicati continuamente. E alla fine questo ragazzo, che sì, per carità, alla fine investe una donna, ha delle responsabilità nell'aver investito una donna, l'errore che fa è chiedere al padre di intervenire, alla madre di intervenire, no? A suo favore, però è completamente abbandonato, e lì è un superio che sovrasta ogni cosa, e quello è anche spaventoso, anche forse più dell'ES per certi aspetti. E poi quindi sono ritornata con la mente al secondo racconto, dove effettivamente c'è questa donna che riesce un po' a mitigare tutti e due gli aspetti, no? Sia l'ES che il superio. Sì, però l'ho capito solo alla fine, questo mi è piaciuto, perché per me erano i tre piani di un condominio, e quindi però è molto bello comunque, poi una scrittura veramente piacevole, sicuramente leggerò qualcos'altro, perché poi non vedo l'ora di vedere il film anche. Grazie Antonia, grazie. Sì, grazie, poi c'è anche da dire che questi piani non sono così netti, delineati, perché... Adesso io questa la chiedo a voi, questa curiosità, non so se l'avete notata, ma nel piano dell'io, Ani a un certo punto racconta questo fatto dei barbagianni, no? Che lei li vede dalla finestra e sono delle voci molto giudicanti, questi barbagianni, pur avendo questo viso a cuore, no? Sì, e lì io il barbagianni l'ho identificato un po' come quella voce del superio, no? Quella che ti dice non sei brava, non sei in grado, eccetera. E quindi mi ha fatto pensare che in realtà poi la nostra anima, pur essendo composta, non è mai sezionata, no? E quindi così anche negli episodi, sì, secondo me... Anche, prego. Anche nel terzo piano, se vuoi, no? La donna che va a fare una doccia nella casa di un estraneo non è tanto superio, dico io, probabilmente è essa in quel momento. Un viaggio in macchina chissà dove... senza sapere dove, così su due piedi, non è proprio da superio, come dici tu, certo. No? E quindi c'è sempre un po' questo mix. Io vi dico che ho sorriso veramente quando la giudice nella segreteria telefonica, raccontando al marito di aver incontrato Ani, come dicevi tu Liliana, che l'ha sciolta in questo abbraccio meraviglioso, no? Che lei non si aspettava, ma che però l'ha fatta sentire molto umana, molto bisognosa di contatto umano, dice al marito, sai, poi mi ha chiesto tutti i dettagli di questo uomo che ho visto a casa dei vicini, ha voluto sapere anche il colore della borsa, e poi alla fine ha parlato di barbagianni, io non ho capito niente, no? Però è meravigliosa questa cosa del relato che la moglie in segreteria racconta al marito e che il lettore sa esattamente di cosa sta parlando e che cosa ci sta dietro, no?
Quindi è sempre un continuo scambio, secondo me, lettore, scrittore, anche nel primo episodio. Lui si confessa all'amico scrittore, ma è anche un po' lui quell'amico scrittore, no? Perché lui è lo scrittore per antonomasia, no? E quindi il fatto che vada dall'amico scrittore a me ha fatto pensare che l'amico poi fosse anche lui, cioè fosse autobiografica questa cosa, no? E quindi è sempre tutto un po' miscelato con grande maestria, perché comunque non c'è mai questo senso di spaesamento. Cioè io mi sono sempre sentita abbastanza a casa, anche quando gli episodi erano un po' forti, perché a livello di sentimenti ci sono cose molto pesanti, perché anche una madre che ammette che il padre non ama il figlio e si schiera col marito, non è facile né essere madre, né essere padre e nemmeno essere figlio, perché c'è proprio una chiusura che impedisce all'amore di fluire praticamente. L'amore paterno è interrotto da una delusione, poi sappiamo tutti che comunque la storia è pesante, non è che ha fatto una marachella, però comunque le cose sono molto molto dure e anche difficili da affrontare e da superare. E quindi così. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Geo, vuoi dire qualcosa? Ciao a tutti. Allora, a me ha colpito abbastanza la prima storia, ma perché comunque il primo racconto io avevo già letto in parte, non tutto quanto, l'ultima intervista, e ho notato un po' delle analogie, il fatto che ci sia sempre il richiamo alla psicologia, anche appunto nell'ultima intervista lui a un certo punto finisce a dormire nella sala d'attesa di una psicologa, c'è sempre un po' un richiamo a questo contesto, e mi colpisce che ci sono parti dove anche il discorso del sesso lo affronta in maniera tanto esplicita, e solitamente quando un autore attua questo tipo di comportamento, cioè il pubblico si divide in due, chi si infastidisce e chi lo digerisce come digerisce magari tutto il resto del libro. E secondo me deve avere una capacità importante nel sì disturbare un pochino le persone con questo tipo di scrittura, ma anche far capire che fa parte dell'essere umano, cioè anche se non lo si dice sempre, ci sono comportamenti che possono succedere, alle volte diventano troppo estremi, perché la pazzia di un padre che è ossessionato dal voler per forza trovare un maniaco che ha in qualche maniera terrorizzato la figlia, con un comportamento che però si immagina lui, perché la figlia probabilmente ha avuto un blocco, anche lì non si capisce molto, perché c'è il momento dove la figlia si blocca completamente, è chiusa, non si vuole aprire, quando più i genitori diventano insistenti, più lei si chiude, quando non toccano più il discorso, la bambina ritorna normale e affettuosa, e quindi probabilmente il fatto che la figlia si sia chiusa così tanto nello scrittore e poi nel protagonista è partita questa psicosi assurda nel voler trovare un colpevole e non considerare anche qui una malattia come l'Alzheimer, perché poi alla fine si parla di quello, si parla di un signore con l'Alzheimer che purtroppo ti fa degenerare come un bambino, quindi la bambina probabilmente non ha vissuto male la sua gitarella con il signore anziano, perché era come se lei andasse in gita con un altro bambino. Quindi mi piace il fatto che lui alcune parti le espliciti tanto, altre le lasci un po' così da intendere, però è vero, una lettura scorrevole, è molto bello, tutti e tre i racconti sono belli, e mi è piaciuta anche la considerazione della signora Liliana quando ha detto all'inizio che la casa è sì un luogo oggettivo, ma è anche un nucleo dove puoi avere tante situazioni tese, perché è così, in famiglia, tra figli, tra genitori, tra la coppia in sé, purtroppo capita alle volte, no, di avere tante incomprensioni, ed è bello, è bello arrivare a capire anche questo nell'insieme, che casa può essere tante parole insieme, tanti concetti insieme. Basta. E Geo, guarda, hai toccato un punto veramente interessante, così mi fai svelare anche una cosa che a me ha colpito, perché anch'io ho letto l'ultima intervista, che è proprio un mix dell'autore tra autobiografico e fantastico, e non capisci dove è autobiografico e dove è fantastico,
e ve lo racconto perché diciamo che lui nel secondo piano narra l'episodio del fratello faccendiere, ma lui probabilmente nella vita ha veramente avuto un amico che ha fatto questo, cioè che si è perso facendo investimenti scriteriati, ha dovuto essere a contatto col mondo grigio e poi è dovuto sparire per sempre. Nell'ultima intervista lui dice che recupera la sorella di questo amico e va dalla sorella che fa la cameriera, che anche lei è stata, ha perso tutti i soldi, i suoi beni che il fratello ha investito malamente, e le dice: sto facendo una colletta con gli amici per cercare tuo fratello, perché almeno cerchiamo di dargli una mano. E la sorella, molto glaciale, risponde: ma cosa dici? Questo è un disgraziato, ha rovinato un sacco di persone, ma tu pensi che a parti inverse lui organizzerebbe una colletta per cercarti? E quindi questo episodio evidentemente nell'autore ha avuto un eco molto forte, tanto che poi lui dice che quando viene invitato in paesi stranieri, tipo a Istanbul, si riserva sempre un paio d'ore prima dell'incontro che lascia vuote per girovagare nelle città del mondo alla ricerca di questo amico. E infatti a Istanbul trova un venditore di caldarroste che come fisionomia non c'entra niente con l'amico faccendiere, ma la voce glielo ricorda, e quindi lui di botto urla ad alta voce il suo nome per vedere la reazione del caldarrostaio. Io queste cose le ho trovate meravigliose, perché veramente non capisci fino a che punto è invenzione narrativa o fino a che punto lui abbia preso dei segmenti della sua vita e li abbia trasformati in romanzo, perché poi comunque cioè anche il fascino di Istanbul, tutte queste cose lui le rende insieme a una storia che poi, come diceva Geo, ha ripreso anche nell'altro romanzo, perché il fratello è in fuga proprio per lo stesso motivo, no? E quindi questa cosa mi ha colpito e mi ha affascinato molto. Infatti io lo terrò d'occhio questo scrittore, perché ho già capito che è una persona che cioè è molto particolare il suo modo di scrivere, e mi piace questo mix tra appunto fantasia e realtà che inevitabilmente secondo me c'è all'interno della letteratura. Quindi grazie Geo che ci hai aggiunto un nuovo spunto. Io chiedo a Marta se ci vuole dire qualcosa. Sì, allora io l'ho letto, premetto che l'ho iniziato 2 giorni fa e non l'ho finito, sono all'inizio del terzo episodio, però mi sta piacendo molto, e a differenza di Antonia sapevo già dall'inizio questa cosa, che questo romanzo riproduce le 3 istanze, no, freudiane. Yes, io superiore, questa cosa mi aveva affascinato tantissimo già da quando avevamo scelto di proporvelo, però mi ha colpito tanto, devo dire, la naturalezza poi con cui lui scrivendo non ti fa pesare questa cosa, cioè c'è questa idea sotto, se tu poi ce la vuoi trovare, vuoi capire i riferimenti a questa cosa della psicanalisi, li trovi, però è anche una storia scorrevolissima, cioè 3 episodi scorrevolissimi da leggere, che potrebbero anche non avere questa cosa sottesa, per chi è completamente scevro di psicanalisi, è comunque magari una lettura bellissima e piacevolissima da fare, e che ti fa capire magari però dei meccanismi psicologici fondamentali che tutti abbiamo. E poi invece, applicando la cosa dell'essere io superiore, mi è piaciuto un po' vedere appunto i riferimenti. Quindi nel primo racconto c'è questo quasi flusso di coscienza, perché lui parla senza soluzione di continuità, questo interlocutore, questo scrittore che è chiaramente un suo amico, però il modo in cui parla è quello appunto dell'inconscio, cioè un flusso continuo, senza pause. E poi anche ovviamente tutto il suo comportamento è improntato all'istinto, all'impulso, al non riuscire a regolare questo impulso. Quindi è ovvio che qualsiasi genitore ha il terrore, no? Che il figlio sia vittima di qualche abuso, di qualche cosa. E lui questo ce l'ha, quindi come istinto atavico, e non lo filtra poi con quella che è la lettura poi della realtà, e quindi agisce solo sulla base di questo istinto, addirittura appunto facendo male al signore anziano, eccetera. E così poi nel rapporto con la figlia, no, dei vicini,
anche lì senza alcuna capacità di dominare quella che è la nostra parte istintiva. Poi invece nel secondo, che è l'io, vediamo appunto che come lavora la coscienza, quindi la coscienza che come lavoro fondamentale che fa tutto il tempo cerca di non impazzire, cioè di tenere a bada tutto ciò che potrebbe farci andare fuori dal seminato, e quindi questo che poi sulla sua paura, no? Che quello che sta vivendo non sia reale, e poi che comunque appunto è in grado invece in qualche modo di mediare con quello che verrebbe fuori come parte puramente istintuale, quindi per esempio vive la fantasia col cognato ma non la vive fino in fondo, arriva fino a fermarsi un attimo prima, a viverle solo come fantasia, e questa cosa poi le dà in qualche modo la forza di tornare in equilibrio e quindi di riprendersi un po' in mano la sua vita dopo una, chiaramente quella che è stata una specie di depressione postpartum, e di ricominciare un po' in modo più equilibrato. Quindi questa è proprio la rappresentazione quindi di quello che fa la coscienza, appunto, che lotta tra istinti e guidata poi dal superiore. Poi il terzo episodio l'ho appena iniziato, quindi sono proprio curiosa di vedere come verrà fuori questa rappresentazione del superiore, cioè questi genitori interiori che ci portiamo dentro, che ci giudicano ma ci guidano, anche ci consentono poi di non soccombere appunto alla parte sicuramente primordiale, quindi poi su quello vi dirò, però sicuramente mi piacerà come gli altri due. E grazie mille. Non l'avevo mai letto, sono molto felice di averlo letto. Grazie Marta. Qualcun altro vuole aggiungere? Intanto vi dico che Anna ci saluta, Anna Parea, e ha scritto: anche a me il libro è piaciuto moltissimo, un saluto a tutti dalla Liguria. Ciao Anna, beata te! Non so se ti puoi collegare col microfono, ma forse sarà in spiaggia, quindi la lasciamo tranquilla. Se ha scritto questo messaggio di saluto a tutti. E se avete qualcos'altro che volete aggiungere, possiamo farlo. Se no, vi parliamo. Passiamo a un'altra cosa, una sorpresa che ha preparato Marta. Prendiamo un sondaggione. Sondaggione. Racconta un po', Marta, che idea. Sì, allora, no, l'idea è semplicissima. Noi, siccome dovevamo scegliere appunto il libro per l'estate, allora abbiamo deciso di dare una seconda chance a tutti gli esclusi, i poverini, i libri non votati nei sondaggi dei mesi precedenti. Siccome poi in tanti di voi a volte ci dice: ah, però cavolo, anche l'altro mi sarebbe piaciuto, eccetera, eccetera, allora abbiamo provato a fare per l'estate questo gioco, che è quindi lo stai condividendo tu, ma sì. Eccolo qua, che è il sondaggione estivo, quindi per questa volta non è una sfida tra due libri, ma tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cioè tutti i 7 libri che negli altri sondaggi da gennaio a luglio non abbiamo votato. Vediamo qual è tra questi che di più vi dispiace che non sia passato, e lo ripeschiamo e lo leggiamo durante l'estate. Quindi okay. Sono proprio curiosa stavolta di vedere cosa vince, perché una sfida 7, insomma, sarà un po' più magari sul filo di lana vedere chi vince, ma sarà interessante. Sì, facciamo questo ripescaggio, secondo me è carino da fare, e poi adesso ve lo manderò sia via mail che insomma su WhatsApp, così vedremo chi vincerà, insomma, e quale romanzo ripescheremo di quelli che abbiamo affrontato quest'anno. Invece vi ricordo che il 22 di luglio parleremo di Casino Totale di Jean-Claude Izzo, e quindi niente, gli sarà interessante parlare. Non abbiamo mai letto noir così finora, io sono curiosa di, non è proprio il mio genere prediletto, però sono curiosa di leggerlo, anche perché adoro Marsiglia, che è una città che trovo di un fascino pazzesca. E quindi già l'idea che un romanzo sia ambientato a Marsiglia mi piace per ripercorrere un po' le viuzze del porto e così via. Ce ne sono ancora un po' di copie, per chi sì. Ancora non l'ha preso, un po' di copie ci sono ancora in biblioteca. Bene,
Adesso io vi lascio, cioè togliamo, liberiamo, ecco, tutti gli audio, potete liberarli così ci salutiamo. Ah, Enrico, parla, prego, prego. Niente, anticipo anch'io qualcosa sulla saggistica. Ah, bene. Ho ordinato tre libri, due di politica, che non ve ne parlo. Ok. Uno invece di Elena Cattaneo, che è senatrice a vita, ma è una scienziata. Il suo libro lo leggerò quando me lo porteranno, si intitola Armati di Scienza, che non so se l'accento va armati o armati di scienza. Okay. Probabilmente il secondo. Bisogna armarsi di scienza. Bene Enrico, grazie. Poi quando se mi mandi la recensione io la aggiungo al nostro blog, così chi vuole, chi è incuriosito può vedere la tua recensione e decide poi di leggerlo, almeno un po' documentata questa scelta. Quindi grazie, grazie a tutti per aver partecipato, anche oggi è stata una bella discussione. Ciao, grazie. Grazie, buona grazie a voi. Serata e ci vediamo il 22 di luglio con il Zoo. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao, serata, ciao. Ciao. Ciao.